Amiche e amici di Volonwright, abbiamo il piacere di avere ospite il professor Giuseppe Massazza, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa di Torino. Allora, durante il suo intervento e anche poco fa fuori camera, mi stava parlando del progetto riabilitativo connesso. Cosa significa? Quali sono le sue implicazioni? E c'è un'integrazione anche fra medico, medicina e sociale. È basato sul futuro, è quello di dare l'opportunità al progetto riabilitativo individuale di utilizzare non soltanto la rete, ma le nuove tecnologie. Apre uno scenario completamente nuovo, quello di portare il paziente a casa in maniera sicura e utilizzare i nuovi device, le nuove tecnologie per ridurre i costi sociali, rendere sostenibile quello che è l'invecchiamento della popolazione. Ok, e si parlava anche quindi di aula fluida, di connessione e di soprattutto non solo di tecnologie, ma anche di persone che partecipano a questo processo. Il Dipartimento di Eccellenza nell'ambito universitario, che è la mia sede universitaria, ha vinto un bando a livello nazionale. L'aula fluida è il progetto che abbiamo scritto in tanti, è un progetto che porta la formazione a disposizione di tutti, quindi ha come meta quella della pari opportunità, l'utilizzo delle tecnologie per rendere fruibile la formazione. Con un modello di questo genere si può lavorare per riuscire a entrare nelle case e utilizzare tutto quello che è la casa domotica, non soltanto per facilitare, ma per sostenere anche l'ingresso a casa della persona con disabilità. Ultima domanda, poi la lasciamo andare. In questo, insomma, sempre in questo processo, il caregiver assume di nuovo un ruolo fondamentale, viene valorizzato. Caregiver è la parte integrante del progetto riabilitativo. Grazie anche a queste tecnologie diventa indispensabile quello di vedere un progetto che non è soltanto il progetto riabilitativo, ma è un percorso. Quindi si parla di progetto riabilitativo individuale di percorso, dove la parte assistenziale e l'obiettivo è quello di arrivare a casa. Quindi caregiver, volontariato, tutto ciò che associazioni di volontariato e associazioni di categoria sono tutti dalla stessa parte perché l'obiettivo è comune. Noi abbiamo l'obiettivo col giuramento di Ippocrate di curare le persone e quindi insieme possiamo migliorare la qualità di vita e ottimizzare il percorso di cura. Grazie. Grazie professore, buon lavoro.